Ciao ragazzuoli fantastici, eccoci qui in un nuovo video di Acquarello. In questo video facciamo delle rose e come vedete sono fatte con il bagnato su asciutto e lo capite dal fatto che sono molto molto fresche, molto spontanee, molto veloci da fare. Quindi non si sta a ragionare troppo, si lavora abbastanza velocemente e si lavora sul foglio asciutto. Quindi è una cosa un po' diversa da quella che vi propongo di solito. Tantissimi di voi mi avete chiesto il bagnato su asciutto perché era un tipo di resa dell'acquarello che vi piaceva di più. A me normalmente non fa impazzire, a meno che non sia fatto veramente bene, cioè ci vuole una esperienza con l'acquarello davvero incredibile per rendere bene un acquarello interamente fatto bagnato su asciutto, altrimenti il risultato è a macchioline, è un po' smorto la maggior parte delle volte, quindi è proprio quel tipo di acquarello molto, diciamo, classico, che è proprio l'acquarello a cui tutti quanti siamo abituati e che è un tipo di acquarello che a me personalmente non fa impazzire. Diciamo che non mi piace proprio in realtà, anzi mi piacciono di più altri stili, altri tipi di acquarello, come ovviamente avete già visto se seguite il mio canale. Comunque ho deciso di proporvi questo perché ritengo che le rose dipinte bagnato su asciutto siano veramente bellissime, cioè il bagnato su asciutto è davvero eccezionale nel dipingere le rose, è proprio un metodo che ha una resa molto bella e come vedete appunto è veramente carino da vedere il risultato finale e nello stesso tempo è istintivo, cioè è un approccio all'acquarello diverso, ecco, meno preciso, meno precisettis, diciamo, lo chiamo così. Quindi se volete sapere come si fa, seguite questo tutorial. Bene, cominciamo subito. Come materiali ovviamente serve dell'acqua, un buon pennello per acquarello, della buona carta per acquarello, una tavoletta, lo scotch di carta e insomma tutti i soliti materiali che usiamo sempre. Poi prendo gli acquarelli e comincio a preparare i colori fondamentali. Utilizzo un rosso alizarina e lo stesso rosso alizarina lo mescolo a del giallo di cadmio e poi mi preparo anche un verde. Comunque, poi vedrete che nel corso della lavorazione dell'acquarello i colori, anche se vi preparate i colori di base, vengono comunque modificati, si aggiustano in corso d'opera. E quindi comincio sfruttando questo pennello, che è il solito pennello di cui vi ho parlato, vi ho fatto vedere in tutti i video, che è un pennello a punta tonda ma che ha una bella punta molto affilata e che come vedete è molto molto utile in questa occasione in cui ci serve anche un tratto grafico un po' più preciso. In questo caso ragazzi non sto andando di fantasia, non me la sto inventando la rosa, ma sto guardando una foto di riferimento. La foto ve la linko qua sotto, la trovate nel mio Facebook se volete vederla o se volete anche appunto salvarvela e scaricarla. Quindi guardando la foto cerco di riprodurre le forme principali. Per questo tipo di esercizio ci vuole della pratica perché sembra semplice, ma in realtà cogliere l'essenza non è mai così semplice. Di solito è molto più facile essere barocchi, mettere tanti elementi, mettere tante cose. Cogliere l'essenziale è molto più difficile. In ogni caso, come vedete, proseguo in questo modo creando con pochi tratti ma decisi i petali della rosa, andando già a mettere il colore laddove nella mia immagine di riferimento ci sia il colore più deciso, ci siano le zone più in ombra, quindi, e quindi che risultano di colore rosa, perché la mia rosa è di colore rosa, mentre invece lascio bianche le parti che sono in luce. A questo punto mescolo un po' di blu al mio alizarina e creo questo colore violaceo, ovviamente molto delicato, molto diluito, non deve essere un colore super intenso. E con questo colore vado a definire intanto già alcune prime zone più in ombra.
Ricordatevi che l'acquerello asciuga molto molto pallido, perché perde praticamente quasi il 50% del colore che voi vedete quando il foglio è bagnato. Quindi quando volete colori più decisi dovete aggiungere più pigmento. In questo caso invece io voglio che il colore per il momento rimanga più delicato. A questo punto creo un colore un po' particolare, perché va verso il marroncino. Praticamente parto dalla base di alizzarina e giallo di cadmio che avevo creato e ci aggiungo anche un pelino di blu. E come vedete ho creato questo colore un po' quasi un grigio marroncino, sempre molto delicato, con il quale vado ad intensificare le zone più in ombra. Finché le zone del foglio dove ho dipinto sono bagnate, continuo ad intensificare aggiungendo qua e là i colori più scuri. A questo punto prendo un altro pochino di alizzarina e vado a metterlo un po' più intenso al centro, perché se notate guardando le foto delle rose, di solito presentano colore molto più intenso nel centro, sia un po' perché è la parte più in ombra, sia proprio perché il fiore stesso ha questa caratteristica. Continuiamo con la composizione dipingendo il bocciolo, quindi sempre con lo stesso metodo guardo la foto di riferimento e traccio le parti che sono più in ombra, lasciando invece bianche le parti in luce. Anche nel caso del bocciolo devo aggiungere delle ombre, dei contrasti e un po' di volumi, quindi sempre come ho fatto prima aggiungo un po' di blu al colore alizzarina, creo un colore violaceo e lo aggiungo qui e lì e poi sempre con quel colore un po' grigetto marroncino vado ad intensificare. Ora passiamo ai verdi per creare il fogliame. Come sapete i verdi non sono facili da modulare, quindi se avete difficoltà nel farlo vi rimando al mio video 50 sfumature di verde, c'è una rubrica apposta qui sul mio canale, la linko qua sotto nell'info box, dove parliamo solo di colore. Quindi modulando diverse tonalità di verde comincio a creare tutto quanto il fogliame, le foglie, gli steli e proseguo in questo modo, quindi partendo con i colori più chiari e man mano aggiungendo i colori più scuri. Ora creo anche un verde oliva, molto chiaro, molto luminoso, con tanto tanto giallo all'interno, con il quale vado a rendere questa composizione di foglie un pochino più realistica, altrimenti solo due toni di verde risulterebbero monotoni, noiosi e poco realistici, quindi qua e lì aggiungo qualche tocco di questo colore un po' più vero. Partendo poi da questa base di color verde oliva chiaro, vado a scurirlo e lo intensifico anche, e con questo colore creo la mia ultima foglia. Aggiungo anche qualche fogliolina qua e là per completare la composizione e renderla un po' più dinamica. Quando mi ritengo soddisfatta della mia composizione, asciugo utilizzando il phon, oppure se voi volete potete lasciare che si asciughi in modo naturale. E utilizzando il phon, in questo caso è importante farlo, rimuoviamo lo scotch di carta. E questo è il risultato. Ragazzi, vi anticipo che ho realizzato un'altra versione sempre dello stesso soggetto e che vedrete in un altro video tutorial prossimamente qui sul mio canale, quindi restate sintonizzati. Vi devo anche aggiungere, ragazzi, una precisazione sulla carta, ovvero ho utilizzato due tipi di carta diversi. Questa è la classica Arsh 100% cotone a grana fine. Vediamo se riesco a farvela vedere da vicino. Vedete, si chiama grana fine, però la grana comunque
si vede, vedete che è proprio visibile la grana della carta. Mentre invece questa è realizzata su carta Moulin du Roi, sempre Canson, a grana invece satinata. E infatti se ve lo avvicino vedete che non si vede assolutamente la grana, proprio non si vede. È super liscissima, satinatissima. Sono due carte eccezionali entrambe. Ovviamente dipende poi dai vostri gusti personali. La carta satinata, l'ho già detto un sacco di volte, lo ripeto per chi fosse capitato qui su questo video per la prima volta, è molto più difficile da utilizzare, quindi magari per un principiante è un approccio un pochino più complicato. Quindi vi consiglio, se siete proprio alle prime armi, di partire con una carta a grana fine. C'è anche la Moulin du Roi a grana fine, di cui appunto vi parlerò in un prossimo video e in un video recensione di questo prodotto Canson, che è veramente fantastico. Bene ragazzi, quindi questo è il risultato. Come avete visto è una cosa un po' diversa dal solito. Spero che vi sia piaciuto questo video, questo tutorial, che lo abbiate trovato utile, che proverete a rifarlo. Io vi consiglio di provare a rifarlo. Se volete vedere la foto originale a cui mi sono ispirata, la trovate nel mio Facebook, ve lo linko qua sotto nell'info box. E se volete mandarmi le vostre foto dei vostri lavori, sapete che le vedo sempre molto volentieri e che rispondo sempre quando mi scrivete, specialmente su Facebook. Quindi inviatemi le foto su Facebook oppure taggatemi su Instagram, però se volete, diciamo, un consiglio da parte mia, un parere, scrivetemi su Facebook che è meglio, come messaggio privato. E quindi niente, noi nel frattempo ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione e alla prossima, ciao! Se volete vedere come ho dipinto la composizione di rosa e quella un po' più complessa che vedete all'inizio di questo video, vi lascio qui alcune immagini velocizzate. In questo caso si tratta di una composizione fatta a memoria, senza nessun riferimento fotografico. Quindi niente, spero che la cosa vi interessi, che vi piaccia, fatemelo sapere qua sotto con tanti commenti, e se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su ed iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi! Muah!